Ciao Luisa. Ok. Allora, vedete un piccolo Hulk perché ieri è stato il suo compleanno, cioè in realtà oggi, però per voi è ieri. Oggi è il suo compleanno e ha ricevuto un sacco di bei regali, devo dire. Uno tra tutti, quello che gli vedete addosso. Visto che siamo quasi a carnevale, non faremo niente perché ovviamente per il Covid non si fa niente. Però una mascherina ci stava. Metti caso che facciamo una festicciola con uno o due amici a casa un pomeriggio, almeno abbiamo la mascherina. Allora, vuoi far vedere la maschera tutta intera? Mettiti sulla sedia, dai. Allora, questa è la maschera. Allora, questo è il sopra. E questo è il sotto. Aspettate, eh. Così lo vedete meglio. Allora, questo è il sopra. Vedete bello con i muscoli? Fai vedere i muscoli? Mamma mia, che muscolo! E poi scendiamo giù, ci sono i classici pantaloni di Hulk. Ma la cosa più bella, scendi, fai vedere la cosa più bella, che sono questi. La cosa più bella sono questi. Le mani di Hulk, metti le mani di Hulk, fai vedere come sono le mani di Hulk, fai vedere. Ah, ora sì che sei Hulk. Perché Hulk senza mani grosse non è È Hulk. certo, È Hulk senza forza. è certo, è certo. Allora, questi qua sono dei guantoni, dentro hanno una sorta di maniglia che si prende, quindi perché praticamente rimane chiuso, quindi con la maniglia voi tenete il guantone e non vi scende, ok? Poi lui c'ha anche la maschera, ovviamente, ma diciamo che c'ha un po' di problemini con gli occhi. Sì, però così forse ci vedo. Forse così Sì. ci... Guardate quanto è bello, cioè bellissimo. Poi Hulk è proprio suo, cioè a lui C'è piace il mio tantissimo Hulk. Ah, preferito. il suo preferito! È preferitissimo. Ok, adesso che abbiamo fatto vedere Hulk. Sì, sposiamo la roba di Mettila lì, oh, cominciamo a far vedere i regali. Ok. Sono maggiormente vestiti, c'è solamente una cosa per giocare. Perché l'ho chiesto Sì. proprio io palesemente, ho detto no, fate i vestiti perché cioè, non si può senza vestiti, è una cosa impressionante. Guardate come mette a fuoco lui e non a me. Va bene, allora iniziamo subito. Allora. Una zia acquisita ha regalato. Fai vedere tu? Dai, fai vedere. Questa qui. Una maglietta con scritto skateboard. Poi un'altra maglietta Galla e gialla, grigia, grigia e blu, blu, bellissima, bellissima, tutta super colorata, pure mi piace. bianca. Bianca, bellissima. Poi a lui sta benissimo. Cioè, il blu scuro e i colori questi accesi giallo, eccetera, a lui stanno benissimo. Cioè, a me piace tantissimo. Mi piace più con il blu scuro che con il nero, Alessandro, quando si veste. Però vabbè, queste sono tutte cose mie. Ma la cosa bella è questo. Sì, è il mio preferito. Il suo preferito, ovvero un piumino che ovviamente lui ha fatto sulle maniche. Un piumino, Hulk, metti il piumino. Mettiamo il piumino a Hulk. Ecco qua il piumino di Hulk. Cioè, bellissimo, ragazzi, cioè, fantastico. Sembra Gué Pequeno de Noantri. Guardate che bello. È bellissimo sto coso. Cioè, poi dentro è argentato. Cioè, fantastico. Io amo, amo. Anche tu ami? Ti piace tanto? Infatti, la volevo mettere subito. Bellissimo, È è il regalo più bellissimo. bello di È il tutti. regalo più bello di tutti. Non si offendano gli altri. Ovviamente, sono tutti belli. Però, c'è il suo preferito è questo. Però, sono tutti belli, Sì, bellissimi. è tutto bello. Poi, ah, se vi interessano maggiormente, sono cose Upim. Poi passiamo a un'altra zia acquisita, Sì, sempre aspetta. no, che c'è? Ma quello dopo, vabbè, ma quello come facciamo? Vabbè, quello lo diciamo, adesso non posso rilevarlo un'altra volta. Ok. Ho un piccolo problemino in questo momento, un piccolo problemino. Vai da tuo padre a fargliele vedere.
tutto questo c'è Aurora che sta a finire i compiti, raga, cioè, rendetevi conto. So, le 6:15 di domenica, lei ancora sta a finire in matematica. Vabbè. Un'altra zia acquisita ha fatto altri vestiti. Sì. Allora, abbiamo fatto. Questo l'ho chiesto io. Allora, un pantalone blu scuro per andare a scuola, perché ne abbiamo solamente due della nostra misura. Tutti gli altri ci vanno tutti stretti nella pancia. Mamma. E quindi qua. Mamma, poi, sta bene con questa. Sta benissimo, bravo, sta benissimo con questa maglia. Fagli vedere che maglia è. Dai. Questo qui. Magari se fai vedere. Ok. Con questa maglia qui, con il T-Rex. Dov'è? Con il T-Rex. Non mi viene. Ehi. Ehi, voi sul divano. Ci state? Voi sul divano? Andate di là a controllarli, perché ci state impallando con il sonoro. Niente. Vabbè. Con il T-Rex. Bellissima. E poi... ci sta bene anche questa, devo dire. Che è bellissima anche quella. Aspetta, la metto bene. A me il blu scuro piace. Piace più del nero. Eccola qua. La magliettina. Hai messa al contrario. La magliettina rossa con cosa molto molto carina che a me piace. C'è una taschina qua, bellissima. È vero. E questa è un'altra zia acquisita. Sì. Un'altra zia acquisita. Non ridere. Un'altra zia acquisita ha fatto anche lei vestiti più. Più? Che cosa? Quello volevi dire prima? L'ungassino. Ok. Piccolino col cappellino con le stelline. Il portachiavi di Among Us. Io nel frattempo sono andata giù perché avevo visto delle cose per te. Allora, quest'altra zia acquisita. Altri vestiti. Ale, fai vedere. Che si fa? Sei in diretta, non si fanno in diretta. Non si fa. Non si fa questo in diretta. Non si fa, non si fa. Va bene, allora, ora sbrighiamoci se c'è fame. Allora, un'altra zia acquisita ci ha fatto. Vai. Ovviamente blu. Ovviamente blu. E ovviamente militare, cioè se lo sanno, le mie amiche lo sanno, come mi piace vestirlo, blu e militare, cioè la morte sua, non potevo chiedere meglio. Quindi questo più questa che è molto bella, è una tuta. Sì. Allora, la metto bene. Il pantalone. Aspetto al contrario. No, no, giusto. Il pantalone nero di Star Wars con la felpa, ma dal pantalone non si capisce perché è un classico pantalone nero, si capisce dalla felpa. Questa è una tuta bellissima. Eccola qua, la tuta di Star Wars, bellissima. Questa è veramente bella, è fatta in rilievo, veramente veramente bella. Infatti, grazie. Laggiù c'era scritto Star Wars. C'è scritto Star Wars. Anche dentro il pantalone. Ok, e questa era un'altra zia acquisita. Insieme alla moglie. Guarda, lui sposta perché si deve vedere. Cioè, impalla la. No, amore, non serve. Va bene lì, non ti preoccupare. Poi tanto devo sistemare tutto. Poi invece, la zia, una delle sue zie. Zie vere? No. Non è quelle altre so finte, è che so zie naturali, insomma, di parentela. Le hanno fatto, anche qui ha scelto il cuginetto. Ha scelto benissimo, secondo me, perché è bellissima sta tuta. Vai, fai vedere. Un sotto nero con scritto... aspetta, che qui è un po' complicato farlo leggere. Con scritto... Go Speedy, perché è una tuta di Spider-Man. Cioè, bellissima, bellissima, bellissima. Questa se la vede il tuo amico te la ruba. No, me la dico. No, questa è nostra. Questa è nostra.
Quindi grazie zia anche di a questo. A me mi piace sempre Hulk, tutti gli Avengers. Ci piace Hulk in particolar modo. Però Hulk è il più preferito da me. Hulk è il suo preferito, però tutti gli Avengers in generale. Mi ci ha portato pure a vedere il film ultimo che è uscito al cinema, 3 ore di film, non so come ha fatto, io morivo dal sonno. Io quale? Poi oh, l'ultimo, quello con Thanos, col guanto, con le gemme. Ok, adesso passiamo al regalo di mamma e papà. Allora, mamma e papà si sono svenati quest'anno perché, a parte il vestito di carnevale, che sì, questo gli abbiamo fatto noi, gli abbiamo fatto, e qui chi ha visto il video uno degli ultimi video avrà la risposta, perché praticamente gli ho voluto prendere assolutamente una cosa, ovvero un po' di cose della Roma. Allora, quando vi dicevo l'altra volta che io c'avevo i compagni al liceo che si vestivano della Roma, io rosicavo perché non me ce potevo vestire. Ecco, adesso mi sono data la pazza gioia col figlio maschio, logicamente. Poi in più a calcetto è vestito pure da laziale, quindi non potete capire. Allora, iniziamo, vai! Il cappellino con la visiera della Roma, fantastico. Questo glielo rubo io. No, non ti può fare. No. Te lo metto subito. Ma non mi stai, io c'ho una massa di capelli. Che poi da bambino ho messo. Fa andare a tagliare. Ma non ci penso proprio. Poi abbiamo un altro cappellino. Dov'era? Dov'è? Eccolo. Un altro cappellino. Questa volta invernale. Bravo. Sempre. Copri il coso. Eccolo qua. Come l'hai messo? Sempre della Roma. Fagli vedere. Sempre della Roma. Come l'ero se non ti vedo. Eccolo qua. Sempre della Roma. Sembri un puffo. Poi questo che dovevamo gonfiarlo. Apri intanto. Che è il pallone che ha scelto il babbo questo, sì, perché c'erano diversi tipi. È bellissimo, infatti ha scelto benissimo il babbo. Figurati. È bellissimo, sì, effettivamente è molto bello perché è blu di base, però poi ci sono tutte queste cose, come si dice? No, cangianti. Vabbè, buona, queste sì, così. Queste così. Sì. Come okay, va a fare poi così? Loro intanto discutono di matematica. Poi abbiamo un completino. Ma metta a posto. Pantaloncino e questa è la mia preferita. È un costume Hulk. Maglietta. Questo era un completo che era insieme, non ho scelto separato, era già fatto tutto insieme. E questo però lo metteremo quest'estate. E poi una tuta con pantalone. Peccato che non c'era blu scuro perché avrei preso blu scuro. Pantalone nero con la scritta S Roma gialla, bellissima. E sopra ovviamente il colore per eccellenza. Il rosso. Non è rosso, amaranto. L'amaranto con scritto S Roma in giallo col cappuccio. Bellissima. Cioè questa è veramente bella. Già scritto S Roma. Sì. Ho letto male. Dal 1927. Avevo capito un muro. Che altro devo fare, mamma? Niente, ti basta geografia. Vabbè. E mi basta geografia, ti ho detto. E poi questo che gliel'ho preso per calcetto quando ritorneremo a febbraio, ovvero la sacca
della Roma blu. Gli ho preso la sacca perché, devo essere sincera, gli avrei preso lo zaino, ma costava troppo per i miei gusti. E quindi per quello che ci deve fare lui, questa va più che bene. Così ci mettiamo dentro gli scarpini, visto che il babbo ci ha fregato la borsa per andare in palestra. Vero? Allora noi mettiamo gli scarpini e tutto quello che ci serve qui dentro, il cappellino, la sciarpetta e tutto quanto, mettiamo tutto qua, così quando andiamo a calcetto ci abbiamo tutto, per di più c'è anche la zip qua dietro, vabbè. Comunque mi piaceva tantissimo questa, è una cosa molto molto carina. E i regali, ah no, non sono finiti, perché il babbo e la mamma, dopo tutta sta marea di roba, tutto questo vestito di Hulk, hanno pensato bene di fargli un'altra cosa. Mario Party Superstar. Mario Party Superstar. Quello che volevo da tanto, 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 tanto. Cioè, capite come siamo messi? Ci abbiamo giocato stamattina un po'. Infatti è ancora attaccato alla TV. È ancora attaccato alla TV. E la TV è ancora accesa. Vabbè, ma l'hai spenta prima? No. Cioè, tu hai lasciato accesa il televisore tutto oggi? No. Ah, no, l'hai spento prima quando siamo usciti per pranzo. Sì. Ah, ok. Ma adesso è acceso. Adesso è acceso, vabbè, non ci interessa. Adesso andiamo a giocare di là. Vai a giocare di là perché mamma si riposa un attimo. Certo. E niente, questo è Super Mario Party Superstar. È quello nuovo praticamente. Mario Party Superstar. È quello nuovo, non metto a fuoco per niente. Basta che me lavo io. Bravo. Oh, eccolo qua, Super Mario Party Superstar, è l'ultimo. Mario noi abbiamo Party Mario Superstar. Party Superstar, noi abbiamo Mario Party, quello di prima. Devo dire che questo è più carino. Stamattina l'ho visto e effettivamente è più carino del precedente. Perché è il continuo di Mario Party. No, ma è proprio carina proprio nella grafica, è molto più gioco, è molto meno meccanico, ci sono diverse cose. Però ci sono sempre gli sticker. Sì, però ci sono, cioè è proprio fatto in maniera differente, è proprio un percorso, ci sono più personaggi che con cui puoi interagire, fare una cosa piuttosto che un altro. È molto più carino del primo, devo essere sincera. È vero, c'ha ragione lei. Che ruffiano. Che ruffiano. C'ha ragione te. Che ruffiano. Va bene, in tutto questo abbiamo finito. Vuoi salutare? Così sì. Vai a giocare, io mi riposo, metto a posto tutte queste ciao. Cosine. Così saluti. Non dici altro. È scappato. Non dici altro. È fuggito. Ciao. Non dico niente. Non dice niente, va bene. Va bene. Allora niente, io vi saluto. Con il compagno invisibile io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Spero di avervi fatto compagnia. Iscrivetevi, mettete un pollice in su se vi è piaciuto questo video. Like. Dalla regia mi dicono like. Ciao. Ciao. E niente, al prossimo video.